Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo, è arrivato il grande giorno. 17 agosto 2012, sarò molto sintetico, dopo 96 ore di sciopero della fame, durante il quale Emanuele Pesoli, giocatore ormai diventato un eroe, un simbolo, si è incatenato proprio a questo cancello, come vedete. Sciopero della fame che si è concluso perché il presidente della Federcalcio Abete ha promesso un incontro che avverrà fra pochi minuti, massimo una mezz'oretta. Gabriele Paolini ovviamente anticipa sempre tutti i giornalisti. Allora, oggi si terrà questo importante incontro tra il presidente della Federcalcio Abete e Emanuele Pesoli, che grida con senso civico, in forma pacifica, la sua totale innocenza, la sua totale estraneità ai fatti per i quali ha avuto una condanna e una squalifica di 3 anni, ricordiamolo ai tanti amici di YouTube, che saluto i numerosi utenti di Paolini News, che tra l'altro è diventato anche un'agenzia di stampa nazionale nel frattempo, sempre denominata Paolini News. Allora, qui in Federcalcio, prima ancora dell'arrivo di qualsiasi giornalista, vedete completamente deserto, sono le 11 del 17 agosto 2012, ripeto, pochi attimi prima dell'incontro che vedrà finalmente protagonista Pesoli, non più incatenato, non più in sciopero della fame, ma finalmente con un confronto, quello che lui chiedeva con Abete e quello che ancora però lui vorrebbe. Emanuele, giovane sincero, giovane buono, calciatore, difensore oggi del Verona Calcio, cosa vuole, cosa chiede, come concludo questo video? Emanuele vuole ancora un confronto con soprattutto Gervasoni, ma anche gli altri due accusatori, Masiele e Carobbio, ma diciamo concentriamoci su Gervasoni e Carobbio. Vuole questo confronto, intanto aspettiamo l'incontro e poi vi diremo come è andato a finire. Da Gabriele Paolini, presenzialista televisivo della Federcalcio, vi saluto.